Indissolubile è il legame tra l'Isola d'Elba e l'Ordine di Santo Stefano creato da Cosimo I dei Medici. Oggi è l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Papa e Martire, ente morale dello Stato italiano tutelato dal Ministero della Difesa, a perpetuarne il ricordo e le tradizioni. Quest'anno, assieme alle borse di studio per la Marina, il riconoscimento per una vita dedicata al mare, che lo scorso anno è stato assegnato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato consegnato al pluricampione elbano Carlo Gasparri. Un cordiale benvenuto alla cerimonia odierna giunta alla sua 40ª edizione. Il premio Una vita dedicata al mare, ideato da Giulio Risciano. Trattare della vita di un personaggio così straordinario come Carlo Gasparri. Allora, la famiglia Gasparri è una delle famiglie più vecchie dell'Isola d'Elba e i documenti che attestano la presenza della famiglia Gasparri all'Isola d'Elba fin dal XV secolo. Allora, nel 1971 ha avuto il Tridente d'Oro a Ustica, Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, attualmente è Grande Ufficiale. Poi nel 1992 Stella d'Oro al Merito Sportivo. Poi ha avuto 3 trofei Mondo Sommerso, poi il Mero d'Oro, poi 2 Coppe delle Nazioni, il Davide di Michelangelo, l'Ambrogino d'Oro, il Riccio d'Argento, poi la Coppa della Presidenza della Camera dei Deputati e la Coppa della Regione Sicilia. E a questo palmarès stasera aggiungiamo anche il premio Una vita dedicata al mare. Grazie a tutti. Credo che questo personaggio se lo possa meritare davvero. È un piacere perché ho 88 anni e pensavo che tutti si fossero dimenticati. Io devo soprattutto ringraziare mia moglie, perché è stata quella che mi ha sfumato più di tutti. È stata veramente la mia forza. L'istituzione è un ente di Stato, quindi la presenza dello Stato significa la serietà dell'istituzione stessa. Sono molto soddisfatto di essere nella sede dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa, perché rappresenta l'unico ente morale della Repubblica Italiana che ancora oggi svolge una seria attività rivolta al culturale e al sociale in contatto diretto con la Marina Militare e la Marina Mercantile Italiana. È sicuramente una figura di riferimento nel panorama delle persone che negli ultimi decenni più hanno dato al mare, nel vero senso della parola, perché sin da quando era bambino è stato sul mare, ha operato nel mare, ha operato per il mare. Cosa ha significato per te questo 40esimo premio di una vita dedicata al mare e a chi lo dedichi? Senza ombra di dubbio a mia moglie, che mi ha dato la possibilità di raggiungere certi traguardi. Io sono venuto a Pisa perché mi fa piacere avere avuto questo, penso sarà l'ultimo premio che mi viene dato, e sicuramente è quello che mi ha emozionato anche, perché gli altri mi arrivavano tutti i giorni, si può dire, poi dopo un po' di tempo che non ricevo più nulla è arrivato questo qua, che secondo me è uno dei premi più belli anche perché ho visto la presenza della Marina, dell'Accademia, cioè gente che vive sul mare e gente che ama il mare, come adesso l'abbiamo noi all'Elba.